Adopt a Mother and Save a Child. Il programma Adotta una mamma e salva il suo bambino è stato realizzato perché crediamo che la salute di un bambino inizi nella pancia della mamma. Quello che noi cerchiamo di fare è di garantire l'assistenza alle donne incinte fin dall'inizio della gravidanza. Le operatrici sanitarie quindi girano nei villaggi per informarsi su chi può essere incinta e cerchiamo di identificare la gravidanza il prima possibile. Un periodo sufficiente per essere certi che il nostro intervento sia efficace e perché il bambino nasca sano e in salute può essere circa entro le 16 settimane. All'inizio facciamo delle analisi per accertare la gravidanza. Una volta sicuri, parliamo con i familiari, il marito e la suocera circa i comportamenti necessari perché la donna abbia una gravidanza serena e perché il bambino nasca sano. Durante le visite periodiche, le operatrici di Cini raccomandano alla donna di aver cura della sua igiene e della sua alimentazione. Alla donna vengono indicati i cibi da preferire, cioè cibi nutrienti di origine locale a basso costo, le vaccinazioni da effettuare, i sintomi che indicano delle complicazioni della gravidanza affinché non venga perso tempo prezioso e venga immediatamente accompagnata in ospedale. Quello che inoltre consigliamo è di far nascere il bambino in ospedale. Dopo il parto vengono effettuate delle visite domiciliari periodiche, durante le quali si danno consigli sull'importanza dell'allattamento al seno, sul cibo che la mamma deve preferire e sulle vaccinazioni da effettuare nei tempi prestabiliti. Ogni mese il bambino viene pesato e questo serve per monitorarne la crescita. Attraverso questo programma contribuite a salvaguardare la salute della mamma durante la gravidanza, come pure al bambino durante il periodo più critico della vita umana, ovvero lo sviluppo in utero e i primi 2 anni di vita, quando cioè circa l'80% del cervello si forma. Ricerche mediche recenti dimostrano che il bambino sottoposto a malnutrizione e malattia durante la gravidanza e nei primi 2 anni di vita può crescere sia fisicamente che mentalmente compromesso. Se vuoi che ciò non avvenga, unisciti al nostro programma. Adotta una mamma e salva il suo bambino. Riceverete regolarmente i dossier informativi sulla madre e il bambino adottati, nonché le loro fotografie per tutto il periodo di gravidanza e dei primi 2 anni di crescita del bambino. Se vuoi aiutarci, il costo è di 250 euro per 33 mesi, che puoi pagare in una volta, oppure a rate. Comunque sentiamoci, telefonaci e scrivici se hai bisogno di saperne di più. Mi chiamo Miraja. A Cini Asha, il programma urbano di Cini a Calcutta, ci occupiamo di progetti per la salute, l'educazione e la protezione dei bambini. Lo facciamo in molti centri, come ad esempio qui a Sialda, la stazione ferroviaria centrale di Calcutta. Qui gestiamo 2 centri di accoglienza durante il giorno che diventano dormitori durante la notte. Accogliamo circa 40-45 ragazzi di strada, non stabili né fissi, ma che vengono qui quando ne hanno bisogno. Si tratta di ragazzi di famiglie ormai disgregate, che non hanno nessuno che si occupi di loro. Vivono per le strade o sui binari ferroviari e vengono qui per avere un po' di protezione.
Provengo da un piccolo villaggio da cui mia madre si è spostata per venire qui alla stazione e ho anche perso mio padre. Sono qui da 10 anni e ho imparato a fare il carpentiere. Qui gli operatori di Cini ci vogliono tanto bene. Prima di venire qui lavavo le macchine e spingevo i carretti. Uno dei miei amici mi ha accompagnato qui. Qui mi danno da mangiare e gli operatori di Cini mi hanno sempre dato molto affetto e attenzione ed è per questo che non voglio andarmene. Mi aiutano moltissimo e qui abbiamo molte occasioni di giocare tra di noi. Il mio nome è Kashinath e io e mio fratello siamo scappati da casa perché i nostri genitori ci picchiavano spesso. Sono rimasto in stazione per 4 giorni e uno dei ragazzi mi ha accompagnato qui al centro. Ricevo da mangiare, gioco con gli altri ragazzi e per questo il centro mi piace moltissimo. Mi piacerebbe studiare e imparare un sacco di cose per poter vivere normalmente. Vengono qui per avere protezione. Stanno in gruppo e non sono più soli e vengono difesi dagli abusi fisici e sessuali da parte della polizia e dei facchini. Per questo si sentono più sicuri e salvi. Inoltre hanno molta voglia di imparare e di studiare. Sono molto felici di stare qui e anche orgogliosi di appartenere al centro.